La polizia italiana celebra a Trieste il 110° anniversario della fondazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, qui per rinvigorire alle sorgenti più pure la sua dedizione al paese. Un ponte gagliardo di 110 anni proteso sulla storia d'Italia, con una continuità ininterrotta di ardimenti e di sacrifici. Il capo dello Stato, accompagnato dal ministro dell'Interno Taviani, è ricevuto all'ippodromo di Montebello dal capo della polizia prefetto Vicari, dal vice capo Agnesina e dal tenente generale Galli, ispettore del corpo. 40.000 persone assistono festose e commosse a questa imponente manifestazione. La polizia si presenta all'annuale appuntamento col popolo italiano per rassegnare le sue strutture, i suoi servizi, le sue specialità. Allievi degli istituti di istruzione, rocciatori, sciatori, alpieri, guardie dei reparti mobili e celeri, sommozzatori, marinai, motociclisti della polizia stradale e il gruppo squadroni a cavallo manovrano sul campo in una sintesi di forza e di armonia. E sintesi di forza e di armonia, manifestazione di efficienza e di disciplina è il saggio con le bandiere dai colori nazionali di Trieste e del corpo. I più umili ma spesso i più necessari collaboratori. Una razionale e metodica educazione nel centro di allevamento e di addestramento di Nettuno ne ha acuito le naturali facoltà. Passaggi difficoltosi, ostacoli imprevisti, attacchi simulati rivelano l'alto grado del loro addestramento e le varie possibilità di pratico impiego anche in complesse operazioni di polizia. Freccia la stradale. Su tutte le strade d'Italia opera diuturnamente per disciplinare il traffico e per tutelare l'incolumità dei cittadini. Uomo e motocicletta sono una cosa sola. Spesso una vita umana dipende dall'impetuosa abilità di questi uomini lanciati al soccorso. Li conforta nella loro fatica un alto senso di umana solidarietà. È come un cemento che li fa compatti e li salda in un blocco serrato di volontà e di dedizione. Questa non è coreografia, è la dimostrazione suggestiva di una profonda intesa fra gli uomini, una significativa testimonianza di disciplina, di coesione morale e militare al servizio della nazione. Thank you.
al servizio degli italiani. La bandiera del corpo viene insignita della medaglia d'argento al valor civile. Nello scorso anno le guardie del servizio di sicurezza sulle spiagge d'Italia hanno strappato al mare 426 vite umane. La polizia italiana ancora una volta si è resa meritevole della pubblica riconoscenza. Scende la sera su una giornata indimenticabile. Tutta Trieste è in Piazza dell'Unità. Il presidente Segni assiste commosso al rito solenne della Maina Bandiera. In questa città, così cara al cuore degli italiani, la polizia suggella la sua festa e rinverdisce le sue gloriose tradizioni.